Sì, lodato Cristo, buongiorno. Oggi è il mercoledì 10 aprile. Ti loderò, Signore, tra le genti e annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. Alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Preghiamo. O Padre, che nella Pasqua del tuo Figlio hai ristabilito l'uomo nella dignità perduta e gli hai dato la speranza della risurrezione, fa che accogliamo nell'amore il mistero celebrato ogni anno nella fede, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni si levò il sommo sacerdote con tutti quelli della sua parte, cioè la setta dei Sadducei, pieni di gelosia, e presi gli apostoli, li gettarono nella prigione pubblica. Ma durante la notte un angelo del Signore aprì le porte del carcere, li condusse fuori e disse: «Andate e proclamate al popolo nel Tempio tutte queste parole di vita». Udito questo, entrarono nel tempio sul far del giorno e si misero a insegnare. Quando arrivò il sommo sacerdote con quelli della sua parte, convocarono il Sinedrio, cioè tutto il senato dei figli di Israele, mandarono quindi a prelevare gli apostoli nella prigione. Ma gli inservienti, giunti sul posto, non li trovarono nel carcere e tornarono a riferire: «Abbiamo trovato la prigione scrupolosamente sbarrata e le guardie che stavano davanti alle porte, ma quando abbiamo aperto non vi abbiamo trovato nessuno». Udite queste parole, il comandante delle guardie del Tempio e i capi dei sacerdoti si domandavano perplessi a loro riguardo che cosa fosse successo. In quel momento arrivò un tale a riferire loro: «Ecco, gli uomini che avete messo in carcere si trovano nel tempio a insegnare al popolo». Allora il comandante uscì con gli inservienti e li condusse via, ma senza violenza, per timore di essere lapidati dal popolo. Parola di Dio. Il povero grida e il Signore lo ascolta. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva. Gustate, vedete com'è buono il Signore. Beato l'uomo che in lui si rifugia. Alleluia, alleluia. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Alleluia. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: «Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengono riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio». Parola del Signore. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dalla nativa fragilità umana
alla vita nuova nel Cristo risorto. E concedi, o Padre, che nutriti con il sacramento del corpo e sangue del tuo Figlio, cresciamo nella comunione del suo Spirito e nell'amore dei fratelli, fino a raggiungere la carità operosa. Nella carità operosa, la pienezza del corpo di Cristo, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi, vi benedica di onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo. Una santa giornata nel nome del Signore. Pace e bene.